Che non avete nominato una canzone che cantate meglio in assoluto. Sai quante volte il nostro futuro è basato su quel brano, that one song che canti bene, la scelta sbagliata del brano. Sai quante volte sono persone che sbagliano il scelto del brano? Magari ti piace, maybe you like that song, maybe you like it a lot. Però non vuol dire che quello è il brano che nessun altro può fare. Quando stiamo scegliendo brani, penso quante persone possono cantare questo brano, quanto bene te e quanto possono cantare meglio di te. Dobbiamo anche essere onesti. So it's like, and I will always love you. All right, so first of all, we have Whitney. That's fine, benissimo, non c'è problema. But there's a lot of people that sing and I'll always love you. It's like, cos'ha questo brano that makes me one of the top 5%? Cos'è che io lo metto? So quando noi scegliamo certi brani, you have to be, quando scegliamo, deve essere molto, molto attento che non spacchi in un modo particolare che nessun altro può fare. E come dicevi tu, perché tu ti senti dentro il brano, because it's yours. Quando tu lo canti, lo senti tua. Quello è già una grandissima cosa. Hai un rapporto intimo con questo brano. So it's very important noi quando andiamo a scegliere questi brani. Quindi oggi vedremo questi brani qua. Perché ve lo prometto, il giusto brano è quello che ti fa la differenza. E ovviamente cambia da giorno all'altro. Quanti di voi fate concorsi di canto? Quanti di voi fate concorsi di brani? Sì? Nessun altro? Nessun altro non ne ha conosciuto cantanti lirici e non avete fatto, non fate concorsi? No? No, no, no? Ok? Perché? Per voi che non fate, solo una domanda per me, per voi sapere. Per voi che non fate concorsi, perché non lo fate? Per voi che non fate, perché non lo fate? Huh? Fiducia? All right, ok. Senti che magari perché devo dare io tutti quanti sono privati, ma tipo aspettavo che fosse il momento. E poi you still waiting, sai ancora aspettando. Ok, perfetto. Ok, ok. Somebody else? Ok, il momento, now is the moment everybody, perché anche con il discorso dei concorsi, di queste cose qua, diventi più brava, diventi più brava. Se metti la mia piccolina sul palco, è stagionatissima. Arriva sul palco come fosse qualcuno che canta tante, because she knows how to do her contest, very prepared. Abbiamo tantissimo, tantissimo da imparare dai nostri piccoli. A lot. Tantissimo, tantissimo, tantissimo. Eh? So it's important to start, di iniziare. E vedi quanto piccolo che iniziano adesso, perché noi siamo indietro. Ok? And just start. Però una delle cose dei nostri piccoli che noto è che noi andando più grande che non abbiamo mai è la mancanza di paura. Si buttano più facilmente. Lo vedono come noi dovremmo vedere, come un gioco, come un momento di essere sul palco, come portare, come lei ha detto, le porto la felicità. Non ha detto voglio sentirmi brava, ha detto io porto la felicità, devo essere felice di portare la gioia, di divertirmi. So quelle sono cose che noi non dovremmo mai perdere.